Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, mi sembrava doveroso fare un video veloce su questa cosa e intanto vi do appuntamento stasera col video post Juventus Women Orobica Calcio Femminile che si giocherà appunto oggi a Vinovo. Ma mi sembrava giusto anche spendere una parola sull'Under 15 di Mr. Vod, scusatemi ma non so come si pronuncia, che vince la Coppa Angelo Quarenghi, una delle più dei più prestigiosi tornei femminili a livello giovanile, battendo nelle qualificazioni il Brescia 2-0 con le reti di Morengo e Nava, pareggiando 0-0 con l'Inter, in finale il 2-0 all'Atalanta con le reti di Costantino e Biasotti. Insomma, un risultato molto importante e molto prestigioso, che insomma va insieme alla vittoria l'anno scorso della primavera della Girls Cup a ingolosire un po' il palmarès della Juventus giovanile femminile. Ricordiamo che attualmente le giovanili della Juventus femminile, della Juventus Women, hanno uno scudetto, cioè la Danone Cup di 2 anni fa con l'Under 13, più una finale dell'Under 15, proprio contro l'altro Nava, una delle protagoniste, persa ai rigori con l'Inter. E la Girls Cup con la Primavera, che poi perde la finale l'anno scorso contro la Pink Bari, e adesso arriva la Coppa Angelo Quarenghi. Insomma, complimenti alla Juventus Women, soprattutto anche al settore giovanile, perché sta crescendo e sta piano piano portando trofei insomma, e prestigio a questa società. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. A stasera, a proposito, per il post Juventus Orobica Calcio. Ciao!